Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Riparte una nuova stagione per autunno-inverno di Restart, oltre alla crisi Plus Italiano, dove porteremo imprenditori, aziende, tutto quello che riguarda la ripartenza dopo questo periodo abbastanza particolare. Quindi il fermento della ripresa, il fermento delle buone cose qui a Restart. Quindi ripartiamo anche con ringraziando sicuramente lo sponsor che è Lucaffè, che abbiamo qui con noi qua sul tavolino, perché ci ha dato la possibilità di ripartire con questa trasmissione, e lo ringraziamo il Gianluca Venturelli, il CEO di Lucaffè, perché ha creduto ancora in noi, vero Giusy? Beh, possiamo berlo un caffè. Possiamo berlo un caffè. Esatto, è anche buono. Dopo passiamo a salutare il presidente, che lo presentiamo. Lucaffè. Lucaffè, e le tazzine sono sue, Lucaffè, ringraziamo. Ma bando al ringraziamento dello sponsor, passiamo subito a salutare Gian Antonio Negretti, presidente di NG Group. Eccolo grazie qua. Maurizio. Benvenuto, grazie della tua spontaneità, della tua... così anche effervescenza nell'accogliere questo invito, perché non è facile averlo, è sempre impegni internazionali e nazionali, è sempre in giro, ma vedremo questo aspetto qua, vedremo questo aspetto qui a breve. Il collo della camicia a volte fa le bizze per il presentatore. Sì, la giusta camicia, qualcuno ci ha fatto dei soldi io no, però qualcuno ci ha fatto dei soldi, però puoi provarci. Diamo il benvenuto anche a Giusy Biondelli. Benvenuta Giusy. Buonasera a tutti, bentornati. Grazie, l'abbiamo qui in via eccezionale, ottobre, mese dell'educazione finanziaria, Giusy, quindi sì. La tua presenza come educatrice finanziaria è molto importante per questa trasmissione, perché ci sostieni e dai le piccole pillole per gli imprenditori che sono qua e quelli che ci seguono. È l'obiettivo. Siamo sul canale Sky 810, in streaming sulla pagina Well TV e su tutti i social di Maurizio Poli, Your Solution, e ovunque potremo dire Facebook, LinkedIn, Instagram, ovunque saremo presenti con le immagini e le cose positive che ci darà il Presidente. Presidente, benvenuto. Grazie Maurizio. Posso iniziare con una dedica al Presidente, con una frase che iniziamo ogni tanto e penso sia calzante. Essere belli significa essere se stessi. Non è necessario essere accettati dagli altri, è necessario accettare se stessi. È un detto zen e questa è l'accoglienza che fa restare. Quindi accettare se stessi e la bellezza è la tua azienda. Noi diciamo che siamo assolutamente d'accordo con questa filosofia, perché secondo noi la bellezza intesa come l'abbiamo intesa fino ad oggi è un po' una bellezza disumana. Tant'è che io mi sono, impegnato a scrivere un libro che ha il titolo La cosmetica umanistica, che vuole essere un po' un antidoto alla bellezza disumana che fino ad oggi abbiamo un po' promosso e vissuto. Per cui anch'io mi metto nel mondo industriale della cosmetica come reo confesso, perché abbiamo sempre cercato di battere su quello che erano le paure e gli adescamenti e su quello che un po' è il coprire. E quindi il concetto della bellezza che dici tu è essere se stessi, per noi è scoprire, perché ognuno di noi è unico come le proprie impronte digitali e di conseguenza ha delle caratteristiche peculiari che rendono la sua fisionomia e la sua anche sentire, il suo essere unico, ed è quello che dovrebbe essere veramente scoperto in tutti i sensi. Devo dire una cosa, Giusy, che l'uso delle parole diciamo sempre che è importante, ma vedo che questo presidente l'uso delle parole è calzante su tutta la sua filosofia aziendale. Ma cosa fa la tua azienda? Diciamolo. Cosa noi da due generazioni, dalla fine degli anni 50, ci occupiamo di ricercare, sviluppare, formulare e produrre cosmetici a 360 gradi, e il nostro core business è una produzione di cosmetici conto terzi. Abbiamo anche dei marchi nostri che
diciamo, diffondiamo soprattutto nel mondo del tricologico professionale. Quindi un tutto tondo per quanto riguarda l'aspetto dell'uomo e della donna, al benessere, assolutamente, al benessere dell'uomo e della donna. Abbiamo proprio la centralità dell'uomo nella nostra filosofia di approccio, abbiamo proprio la rotondità dell'uomo vitruviano, no? del concetto del ciclo della vita. Life cycle, eccolo qua, vediamo, esatto, alcune immagini. E fra l'altro, fra poco, a proposito di bellezza imperfetta, noi ricordiamo sempre che Venere aveva, diciamo, sette caratteristiche che la dea della bellezza, che la rendevano unica e che oggi sono considerate imperfezioni, però quando è stata battezzata dea della bellezza, quelle sette caratteristiche che oggi si tendono a coprire, noi abbiamo nel nostro logo del nostro centro di formazione d'eccellenza, che è il Poliestetico di Milano, abbiamo riportato la Venere con in grande evidenza un neo, ecco, proprio per ricordare come... Ci arriviamo al poliestetico, ci arriviamo al libro. Volevo introdurre la nostra amica compagna di viaggio, la dottoressa Agnese Scappini, che è in collegamento con noi da Perugia, perché già una domanda per lei c'ha. Benvenuta dottoressa, eccoci qua. Buonasera. Siamo entrati, ho lanciato un razzo di aiuto, perché il Presidente mi ha citato Venere, i sette difetti di Venere, quindi la bellezza, tendiamo a coprire la bellezza. Un tuo pensiero su questo aspetto che secondo me è importante in questo periodo? Allora, la filosofia mi piace moltissimo, questo approccio che il Presidente sta spiegando. Uno, perché io sono un po' una cultrice del ritorno al corpo, anche nel lavoro, alla profondità del corpo, no? Siamo in un'epoca in cui tutto è appiattito, perché l'immagine con cui tutto si vende è bidimensionale. Il nostro corpo invece è una profondità. E la vera bellezza, a mio avviso, nasce in quella profondità, perché poi se noi immaginiamo le nostre espressioni, no? Le migliori espressioni anche che abbiamo, e dove siamo più belli, che quando siamo anche più sereni e felici, nascono dalla nostra interiorità. Quindi il corpo è quell'insieme e profondità che dà il contenuto di quel che noi siamo. Quindi oggi è vero che quello che ha detto il Presidente, che siamo in un'epoca in cui la bellezza è fatta, è svuotata, ecco, è ridotta al contenitore. Scusate, va bene, c'è la diretta dell'amico di casa, va bene, esatto, va bene. L'amico di casa, siamo in questa epoca in cui credo che sia molto importante recuperare proprio l'importanza della bellezza nel suo senso più profondo. Bello questo intervento. Vedi che ho lanciato un razzo ed ero sicuro perché... Di cogliere. Sicuramente anche l'aspetto di tutto quello che viene proiettato nei social media, dove ci si dimentica che ci sono milioni di filtri e quindi dove sembra che spariscano... cellulite, spariscano smagliature, spariscono i segni del tempo, spariscono le rughe. In realtà noi stiamo vedendo, cosa stiamo vedendo? Stiamo qua? Vedendo alcune spezzone di alcune nostre unità produttive, di alcuni nostri uffici che abbiamo qui a Brescia e in Lombardia. Bello. Di punti di ricerca e sviluppo. Quanti collaboratori hai nella tua azienda? Ma abbiamo diverse decine di collaboratori, perché abbiamo è un gruppo diciamo complesso, immagino, ecco, articolato, perché ci occupiamo di un po' della bellezza veramente a 360 gradi, quindi c'è un gruppo che si occupa di ricerca e sviluppo avanzata, c'è un gruppo che si occupa di formulazione, c'è un gruppo che si occupa di marketing e di trend, c'è un gruppo che si occupa di produzione, c'è un gruppo che si occupa di distribuzione, quindi è diciamo un'entità completa e complessa. Il Nobel della fisica, che è stato vinto recentemente dall'italiano, si occupa proprio di gruppi complessi. Esatto, quindi se venisse a studiare il nostro. Esatto. Ma soprattutto perché noi diciamo che l'essere umano, noi la chiamiamo un'entità complex, perché in effetti
è un'entità che ha più dimensioni, perché ha una dimensione fisica, ma anche una dimensione spirituale, una dimensione psicologica, una dimensione centrati su noi stessi, su sociale, ha una dimensione emozionale, quindi l'uomo è un'unità complex e quindi per cercare di aiutarlo nel suo cammino nella vita, a vivere una vita migliore, perché poi questo è lo scopo sociale della bellezza, devi avere anche tu un'entità complex con la quale rispondere e corrispondere. Ecco. Torneremo a breve con la Presidente con il libro, e parleremo del libro del Centro Poliestetico, ma voglio un intervento di Giusy. Giusy, si parla molto in questo periodo qui di educazione finanziaria di ottobre di società benefit, cioè queste società, cosa vuol dire essere nel 2021 società benefit? Beh, società benefit è un nuovo modo di fare business, si sposa molto questo concetto con ciò che ha espresso fino ad oggi il presidente Gian Antonio Negretti, nel senso che comunque c'è la volontà di ovviamente fare business e quindi guadagnare, perché ovviamente un imprenditore fa business per creare valore, ma al tempo stesso creare anche un beneficio per tutto l'insieme di collaboratori, per tutto l'insieme di territorio nel quale è inserito. Noi abbiamo visto le immagini di Brescia ed è stato molto piacevole, perché comunque l'accostamento di un'azienda che è attenta all'aspetto estetico esteriore, ma senza puntare alla perfezione, cioè al fatto di valorizzare ciò che ognuno di noi esprime, abbinato anche alla città a cui apparteniamo. Ecco, la società benefit è colei che svolge un ruolo all'interno del territorio in cui è inserita, creando, oltre al valore in termini di guadagno, anche delle iniziative che possano far star bene, quindi all'aspetto sociale, piuttosto che essere attenti alla sostenibilità, quindi tutto l'aspetto di sostenibilità, di attenzione per il pianeta. Ed è una nuova dimensione di fare imprenditore, è un nuovo modo di fare impresa, che è un modo che proietta la nostra impresa nel futuro, perché evidentemente è chiaro che il futuro sempre di più si integrerà col concetto di sostenibilità. Abbiamo visto questo concetto accostato anche al mondo della finanza, quindi alle scelte finanziarie, ed è sempre di più si andrà in quella direzione. Il mondo sta andando in quella direzione, tutti quelli che sono i vari fondi che arriveranno a sostenere l'economia va in quella direzione, quindi sempre di più dovremo lavorare su questo tipo di, su questo nuovo modo di fare impresa. Un'ultima domanda, un'ultima pillola, flash, Giusy. Cosa deve fare un'azienda per trasformarsi in benefit, società benefit? La prima cosa che deve fare? La primissima, deve modificare lo statuto. Eccola qua. E poi? Perché deve comunicare, deve individuare attraverso lo statuto gli impegni, gli obiettivi che vuole raggiungere. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere pianificati con l'imprenditore, quindi un'organizzazione, una piccola strutturazione, perché non è poi così una cosa invasiva, però bisogna dotarsi di un'organizzazione per arrivare al passaggio finale, che è la relazione che si fa all'interno del bilancio, che viene depositato una volta all'anno, quindi una relazione annuale in cui si comunica qual è stato l'obiettivo raggiunto, se non è stato raggiunto, il perché non è stato raggiunto, ma comunque è un percorso che l'imprenditore comunica e deve comunque dare continuità nel tempo. Grazie Giusy per queste tue pillole di educazione finanziaria nel mese dell'educazione finanziaria, ottobre Dufin. Questa è una pillola molto interessante per le imprese. Cose concrete, piccole, linguaggio semplice. Anche parlando di bellezza, capisco che la difficoltà sia che a volte è come un po' nel mondo degli investimenti. Quando uno pronuncia la parola investimento uguale rendimento, ecco, bellezza uguale perfezione. Bisogna scalzare un po' questi che sono degli stereotipi che si sono stati costruiti in un ambito, ma che oggi non ha più quel significato che poteva avere. Adesso teniamo in caldo ancora la dottoressa Scappini, che ho una domanda per lei, però voglio arrivare subito al libro, perché il libro è un marketing e comunicazione allo stesso tempo, allo stato puro. Diciamo che parla anche, giusto per aggregare il pensiero che ho espresso nel libro, un pensiero economico-finanziario e la bellezza, perché poi alla fine la società benefit è una società bella, okay, che ha intrisa
di bellezza, perché la bellezza nella sua massima espressione è il vero e il buono. Quello che è bello è quello che è vero, è quello che è buono. Quindi all'interno della il Covid è una, diciamo, ci ha dato tante cose negative, però sicuramente la possibilità di anche rivedere un attimo la relazione all'interno dell'azienda fra datori di lavoro e collaboratori, io parlo anche per esperienza personale, fra colleghi, eccetera. Quindi magari, diceva prima, finanza e profitto, quindi investimento e rendimento, e poi anche c'era impresa e profitto, no? Quindi dove magari le politiche di welfare erano più delle politiche di facciata, esatto. Che di sostanza. Esatto. Ma esistono delle sanzioni, nel mondo della società benefit, ciò che viene, diciamo, definito più delle strategie di facciata ma poco concrete, bisogna stare attenti perché poi esistono delle sanzioni. Quindi io ho trovato, se posso dare un piccolo contributo, ho trovato una nuova dimensione relazionale, certo, con i colleghi, perché a volte si fanno delle politiche di welfare in buona fede, immaginando quello che magari i tuoi collaboratori aspirano, pensano. Invece c'è stato il momento anche così di questo grande disorientamento e disagio, dove ci siamo, certo, seduti a un tavolo e abbiamo detto: ragazzi, ma voi davvero cosa volete? E quindi è uscito, per esempio, vogliamo il biliardino, vogliamo il ping pong, vogliamo uno spazio dove, certo, possiamo rilassarci un'ora. Quindi c'è stata un'interattività che è andata fuori da quelli che sono i canonici modelli, schemi, di welfare. Esatto. È cambiata la dimensione del buono benzina. Il buono benzina. Esatto, che è cambiata la dimensione relazionale. Dottoressa Scappini, il suo intervento è magari necessario. Magari dottoressa Scappini ci può aiutare su questa... Esatto. Su questa è stata solo una cosa, diciamo, nostra, oppure è stato un sentire comune? No, io direi che c'è una nuova dimensione proprio dell'ascolto. Io mi occupo anche di formazione, sono una psicologa del lavoro come base, quindi diciamo che l'approccio, sono stata la settimana scorsa anche a fare una formazione ad imprenditori, anche nuove soft skills, ma che fondamentalmente si possono ridurre a una nuova capacità relazionale, cioè una nuova attenzione alla relazione, perché poi fondamentalmente la capacità di relazionarsi crea un'armonia all'interno di un'azienda, e l'armonia è la vera bellezza poi del lavoro e ciò che rende il lavoro produttivo. Quello che diceva prima il presidente, bello e anche buono, che è ce l'ha, diciamo che la legge è stata introdotta nel nostro mondo da Platone con Kaloskaya Agathosu. Lui ci ha raccontato e ci ha spiegato che il nostro mondo era una replica di un mondo perfetto in cui l'idea suprema era appunto l'idea del bello e del buono, le due cose corrispondevano. Oggi, come dicevo prima, c'è questo svuotamento che ha un po' separato la bellezza e la bontà, perché non c'è più bellezza etica. Intendo per bellezza è un approccio al benessere universale, no? Da tutti percepito. Ti fermo, e credo che quello... Ti fermo un attimo, dottoressa. Volevo dare un altro piccolo contributo. Il Presidente prima ha detto i filtri che ci sono, ad esempio, su Instagram, i filtri che ti rendono più bello, più bella, soprattutto sui giovani, hanno creato delle false aspettative, delle false immagini di se stessi dal punto di vista psicologico, sul benessere personale. Ha influito questo aspetto qui dei social pesantemente? Si creano delle cover di persone, non più le persone, Marco. Che è bella questa qui, cover di persone è bellissima. Perché, ma in realtà il disagio, se devo ammettere, non è tanto dei giovani o più giovani che conoscono e maneggiano questi strumenti con una, no, familiarità. Il disagio è più per le persone un po' più grandi, che si sono trovate, no, a vivere due realtà. Prima l'imperfezione, o comunque la normalità del volto di una 35enne, quindi anche la metà, era normale. Oggi è quasi mal concepito, perché se io mi devo rivolgere a uno schermo devo avere una certa perfezione. Questo crea una sindrome della prestazione terribile, per cui le persone si fanno
si vedono non solo più con i loro occhi, con quelli delle persone che gli stanno attorno, ma con quelli di centinaia di persone che potenzialmente sono al di là dello schermo. Io... E quindi... Prego, Presidente. No, no, io sull'onda di quello che sta dicendo Agnese. La dottoressa Agnese, dico anche che per associare queste riflessioni anche al tema della trasmissione, cioè l'educazione finanziaria, penso che le persone, diciamo, un po' più avanti con l'età, che appunto sono entrate in questa nuova dimensione competitiva, già prima c'era difficoltà di parlare, diciamo, di un argomento molto, io lo chiamo col suo nome, la morte, ma diciamo in maniera più delicata, si chiama le future generazioni, il transgenerazionale, eccetera. Il dopo di me, esatto. Tema difficile. Oggi è un tema difficilissimo. Oggi c'è un'ulteriore proiezione verso l'immortalità, no? Questa ricerca... La ricerca ossessiva dell'immortalità. Highlander, quindi vedi. Dottoressa? Diciamo... Ma c'è una considerazione importantissima, a me colpì molto, adesso non vi posso ricordare il nome del filosofo perché non lo ricordo, mi sovviene adesso, che raccontava come più di 2 o 3 generazioni fa effettivamente le persone erano stanche della vita, nel fine vita. Oggi questa frenesia fagocitante per cui c'è sempre qualcosa di nuovo fa sì che persone anche più grandi, no? Io le persone che seguo un po' più anziane le chiamo le mie persone più grandi, no? Arrivano però a un'età in cui c'è talmente tanto di nuovo che arriva che non ci si sente più sazi, ma addirittura indietro. E quindi diventa frustrante proprio come si accoglie anche la fase della vecchiaia. Mi piace l'idea di sazietà della vita, mi piace l'idea vedi che, io che ho cercato dei rinforzi giusti, vedi, assolutamente, che rinforzi, piace. La Giusi, l'Agnese, non potevo affrontarti da solo, hai scritto un libro fotonico, quindi devo stare attento. Ma perché l'ha scritto il libro? Perché hai scritto questo libro? Ma ho scritto questo libro perché innanzitutto questo libro l'ho scritto dedicato ai giovani. Principalmente in Italia, a proposito di sostenibilità e di B Corp, io credo che ci sia, dico qualcosa che magari è forte, è sempre rispettoso, io credo che si cerca la sostenibilità in una bottiglietta di prodotti riciclata piuttosto che in un recipiente organico, piuttosto che in una... diciamo auto elettrica, eccetera. Poi in realtà in Italia, ma ci sono 15.000 ragazzi nel nostro settore, nel settore della bellezza, che ogni anno vivono un olocausto e vengono ignorati, 15.000 all'anno, all'interno di un mondo che è fatto di 40.000 ragazzi. Questo è anche questa, secondo me, educazione finanziaria, perché poi ha un impatto tremendamente negativo sulla salute dell'economia pubblica, che è questa. Terza media, 8.970 scuole medie in Italia, popolazione di circa 550.000 studenti in terza media che debbono decidere del loro futuro. Okay. Ci sono quelli che vengono chiamati gli orientatori, che io chiamo i disorientatori, che intercettano ogni anno circa 15.000 studenti che li giudicano studenti di serie B, quindi non degni di accedere a un liceo, pensate, non degni di accedere a un istituto tecnico, ma degni solo di accedere a un centro di formazione professionale. E cos'è quello lì che c'hai sulle gambe? Il Polistetico? Il Polistetico Milano è... Abbiamo qualche minuto, regia? Facci vedere, la regia, che ringraziamo sempre, che ci fa vedere l'inaugurazione. Il Polistetico Milano è la risposta a questi ragazzi per creare un centro di formazione professionale a livello liceale, se non universitario, dove possano i ragazzi trovare la stessa dignità e la stessa fierezza che trovano gli altri ragazzi che frequentano gli altri atenei di formazione. Che bella iniziativa, che bel futuro, che diciamo bella prospettiva. Diciamo che io
ho scritto questo libro perché la cosmetica è disumana, soprattutto con i giovani, perché quando tu un giovane gli dici tu non potrai e gli dici puoi solo fare lo sciampista o massaggiare delle schiene, in termini dispregiativi, questo giovane tu lo hai, e la psicologa ce lo può confermare, lo hai un flash, distrutto per sempre. Un flash, Agnese, che siamo in chiusura su questo aspetto qua, sull'aspetto. L'identità è qualcosa in continua costruzione, è data dal sociale, dalla relazione, noi non abbiamo l'identità fissa. Tutto ciò che siamo è costruito da un feedback ambientale, se per ambiente intendiamo un altro contesto sociale. Ecco perché l'importanza anche dell'attenzione, no, alla bellezza in realtà, come a ciò che noi siamo e come siamo percepiti dall'altro. E quindi per i ragazzi ovviamente il linguaggio dispregiativo o diciamo rilevativo è importante, è fondamentale. Direi che dalla regia mi dicono che abbiamo un minuto, vero regia? Quanto abbiamo ancora? 2 minuti, li sfruttiamo al meglio, sì. Perché il tempo è preziosissimo. Giusy, grazie della tua presenza e delle tue pillole di educazione finanziaria. Cosa ne pensi di questa azienda in 30 secondi, Giusy? È un'eccellenza, è una nostra eccellenza, perché comunque l'approccio nel valorizzare ciò che siamo, senza attendere alla perfezione, ma valorizzando ed esprimendo quello che noi siamo veramente, è la cosa più bella che possa esistere nella valorizzazione dell'umano. La premessa è stata, ci sono stati momenti in cui la bellezza era disumana, e quindi ecco, questo è assolutamente quello. Un tuo pensiero, Agnese, per chiusura, che siamo in chiusura, un tuo pensiero che ci lasci con tua piccola pillola, tua personale, sulla bellezza. Bisogna tornare all'attenzione sulla persona, e la profondità è il segreto. Grazie. Grazie Agnese della tua presenza. Grazie, a Restart. Ti avremo anche con le pillole di 60 secondi o qualche volta in presenza, quando i tuoi impegni professionali lo permetteranno. Una chiusura al Presidente. Chiudila tu la puntata, Presidente. Io voglio solo ricordare a tutti, perché questa sicuramente l'educazione finanziaria è un elemento fondamentale, e ricordo a tutti che il futuro si costruisce nel presente, quindi è importante soprattutto in questo momento che il Covid, in tante cose negative, però un aspetto positivo, ha dato un po' più tempo anche per pensare, per riflettere. Dobbiamo far tesoro di quello che comunque abbiamo imparato, il confronto che abbiamo fatto con noi stessi, con gli altri, anche i conflitti, e nel presente costruire il futuro. L'ultima cosa, dove troviamo il libro? Lo troviamo in tutte le librerie on e offline. Ringraziamo la regia, ringraziamo il Presidente Gian Antonio Neghetti, grazie a voi, la psicologa Agnese Scappini e naturalmente Giusy Biondelli. Alla prossima puntata qui su Well TV con Restart. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera. We'll be right back.